Negli anni 70 è stato tra i protagonisti della vita politica cittadina, ricoprendo la carica di assessore e di consigliere comunale socialista a Palazzo dei Bruzzi. Il fervido impegno per la città di Cosenza di Demetrio Crea, da tutti conosciuto come Mimmo, scomparso nel 2015 all'età di 90 anni, viene adesso riconosciuto con l'intitolazione di una piazza attrezzata di panchine e giochi per bambini. Alla cerimonia introdotta da Mario Occhiuto erano presenti tra gli altri l'allora sindaco Battista Iacino, l'ex parlamentare Pierino Rende, la signora Eleonora Spadafora, moglie di Demetrio Crea, ed altri familiari, tra i quali il figlio Filippo, cardiologo di fama, tra i medici che assistettero Papa Wojtyla. Il nuovo ospedale della Sibaritide si farà e sarà una realtà strategica a servizio della nuova città di Corigliano Rossano. Parola di Franco Pacenza. Il braccio destro di Oliverio negli affari sanitari calabresi smorza le polemiche e rassicura tutti. Non si conoscono ancora i tempi di consegna della struttura, ma è certo che il nosocomio si farà e Pacenza fa leva sul fatto che i cantieri sono aperti e le ruspe al lavoro. Tanti magari difficilmente hanno sporto un occhio rispetto al sito e alle condizioni del sito. Difatti i lavori ormai sono settimane e mesi che sono iniziate, sia pure, come dire, con una marcia non accelerata, ma... C'ha paura a un certo punto di non portare in fondo la partita. Non porta in fondo la partita vuol dire non chiuderla prima. Difficile non pensarla come Piero Braglia nel post Perugia. Il suo Cosenza ha paura di vincere. È successo contro gli Umbri, era già accaduto contro Livorno e Ascoli all'esordio. I Lupi vanno in vantaggio ma non riescono ad amministrarlo, facendosi poi raggiungere nel finale di gara. È la patologia di chi evidentemente non è ancora pronto ad un campionato così difficile, che al momento relega i rossoblù laggiù in classifica. Nella domenica pomeriggio del Marulla è toccato a Kingsley rovinare la festa ai Silani.